Ciao Lion, io vado con Gordon. Mi vuoi portare gattino, in un posto? Dai, vieni gattino. Che dai. Bello. Torno tra poco. Va bene. Ciao. Mamma mia, ciao. Andiamo. Porca miseria. Oh, ma anche a te ha fatto venire un connato di vomito. Io ho dovuto Vero? Trattenere. Cioè, ma mi si è accapponata tutta la pelle. Quando ha fatto quella là, ha fatto vieni gattino. Io stavo, ti giuro. Proprio, mamma mia. Fammi annusare un fiore perché ti giuro mi ha preso malissimo. Piano. Come passata, perché guarda veramente. Poi cosa ci troverà di affascinante in Alex? Io non lo so. Ma non lo so, ma secondo me tutte le balle che gli ha raccontato. Secondo perché me invece crede che è ricco. Tutte le... Sì, esatto. sì, e lei è una gold digger, gorda, ma si capisce. Comunque ti ho portata al mio garage, Anna. Questo è il mio garage, dove io lavoro. Tuo. Precisamente, questo qui è il Porca mio dipendente. Sono felice. Franco. Guarda, Lion, sì. Veramente, sono tanto contenta che finalmente hai deciso di lavorare come una persona onestamente, in realtà serve come copertura per i furti che faremo. Franco è un famigerato criminale. Ha combattuto al fianco di Al Capone. Cosa c'è? No, non è vero, non è vero. Mettiti, guarda, mettiti abbiamo sul... Abbiamo una figlia! Sì. Abbiamo una... Guardale, il futuro no. ti... Voi, no. non lo so, sì. quando compierai i suoi primi 5 anni, tu sarai Anna. In prigione e vorrei che... Anna, se non stai zitta ti massacro con un cetriolo. Siediti nell'altalena a ruota. Perfetto. Dondola un po', Lion! Che ti passa. Stai tranquilla. Vuoi un po' di succo di benzina, per caso? No, va bene, l'importante è che io te l'ho offerto. Allora, Franco, io prendo la macchina qui perché siamo venuti a piedi un attimino. Quindi è importante che, insomma, non è che posso camminare così tanto. Benzina, Franco, ce l'abbiamo? È certo che ce l'abbiamo. Io. Ma ce l'ho io, Anna, ma vai a cagare. Ma secondo te ma in un garage... Ma quella panichetta per sto macchinone? È sufficiente, cosa vuoi? Vai a cagare, vai, quando questa hai tempo. Questa è una tanica come si deve, guarda qua. Togliti dalle balle immediatamente. Sali a bordo e muoviti. Ciao, Franco, ci sentiamo. Arrivederci, Franco. Sei sempre figo, come sempre. Franco è proprio un figo. Cioè, Lion, ma sul serio? Cosa? Cioè, la nostra bambina è piccola e tu già le vuoi dare un futuro senza papà? Ma come senza papà? Ma guarda che io sono un grande malavitoso, sono un criminale. Arrestano! No, non mi sono mai fatto arrestare fino adesso. Che cosa ti fa pensare che io potrei farmi arrestare da adesso in avanti? Scusa, senti, sono... almeno uno dei due genitori deve essere pulito, perché altrimenti quella poverina rimane sola. Ma sei pazza? Cioè, io sono pulitissimo, Anna, non mi scopriranno mai. E poi dobbiamo iscriverci alla scuola di ladri, lì ci insegneranno a ladrare come noi non abbiamo mai ladrato prima. Più avanti. Ah, sei già esperta della città, sì, vedo. Ormai ho iniziato a imparare un pochino come muovermi in città. Brava. E c'è molto traffico, vedi quanto traffico? Vero, un sacco di traffico. Macchine, camion, è una grande città questa, eh. Abbiamo abbandonato i tempi. Qua a destra. Sì, mi ricordo, ormai questa la conosco anch'io, la nostra via più bella. Senti, scuola ladri, entro subito. Mi sembra che Piadina abbia dei problemi. Puoi parcheggiare la macchina a casa? Ci penso io. Ma come faccio? C'è poco spazio. Lasciala sulla via, Anna. Scuola ladri, subito entro. È una sigla quella che stai facendo? Sì, mi sto esercitando per quando entrerò. È quel salsicciottone? No, era per spaventare l'istruttore. Ah, glielo sbattevi sul muso? Sì, esattamente. Potrebbe essere avere conseguenze negative fare un'azione del genere. Senti, sei ingrifato per entrare qui, Sono ingrifatissimo, facciamo una rapina, facciamo qualcosa, impariamo. Lo sai che mi hanno detto che possiamo spizzare, ma proprio per un minuto? Tipo, sai quanto a scuola portano le classi nuove a vedere dentro? Sì, tipo la visita. La visita. Mi hanno detto, però proprio poco, un attimo. Dai, andiamo, entriamo, per favore, entriamo. Vieni, ti faccio vedere. Io ho già spizzato un pochino il corridoio. Ma mi hai invitato? No, perché volevo vedere se era figo. Guarda che cosa c'è. Oh, Bobby, è fighissimo. Classe di scassinamento. E dall'altra parte, guarda qua, classe di scippo. Ma partecipiamo, ti prego. E guarda lì lontano, classe di rapina, hai visto? E poi guarda qua, vieni, guarda qua. Classe di hacking informatico. Questo è il paradiso, Lion, è il paradiso. Cioè, si può rubare in miliardi di modi diversi. E poi vieni, guarda qua che cosa c'è. Carri armandi, hai visto? Ma dove li hanno trovati i carri armati, scusa? Non lo so, ma sono epici. Vieni, ti faccio vedere un'altra cosa fighissima. Vieni, corri. Da questa parte ci sono altre classi, perché non finisce qua. Guarda, classe di ostaggi. Ostaggi forse è un po' eccessivo. No, ci vuole per quando vai a fare le rapine in banca. E guarda qua che cosa c'è. Una che classe sala. È questa? No, questa è la sala riunioni, per vedere i piani, per definire. È bellissimo, tutto questo è magnifico, sono in paradiso. E qui dobbiamo iscriverci. C'è solo un piccolissimo problema, Piadina. Non abbiamo gli inviti. Non abbiamo i soldi per pagare la retta, invece. Ho un'idea enorme. Ma sai quanto costa prima? E te facciamo un colpo in banca, no? Che ci vuole? Ma sono tanti soldi. Sono $1000 a persona.
Non, averceli, guarda, sarei già iscritto. Lo so, anche io. Dobbiamo fare un furtarello. Dobbiamo pensare a qualcosa. Però non possiamo farci arrestare prima ancora di essere iscritti alla scuola. Cioè sarebbe un problema. Anche perché poi non ci fanno entrare più se ci facciamo arrestare. Quello è un punto a sfavore, cioè... Dobbiamo metterci a tavolino e pensare a qualcosa di importante. Sì, potremmo anche fare una cosa legale, cioè, capito? No, non esiste. Se dobbiamo entrare alla scuola dei ladri, dobbiamo fare i ladri. No, è la base. Ma penso. Da quando entriamo a poi, capito? Così impariamo le tattiche per non farci arrestare anche. Potrebbe funzionare, hai ragione. Io mi fido di te. Una cosa legale? Tipo vendere una cosa. Piselli secchi. Faccio un business di piselli secchi. Hai visto? Facciamo un business di piselli secchi. Facciamo un business di Io ho anche il revolver d'oro, così possiamo griffarli, capito? Cioè... Sì, come puoi griffare i piselli secchi? No, nel senso, come se avessero, capito, Gucci, no? Capito? Mettiamo. Sì, ho capito tutto. Revolverucci, la marca dei piselli secchi, no? Andata, bellissimo. Andata. E ho anche lo slogan in mente, li chiameremo. Ovvero? Piselli secchi revolverucci sono potenti come un proiettile. E sono anche bonucci. Bravo, bravo. Ma allora, guarda, facciamo una foto io e te vicini così. Ecco qua, la mettiamo sul. Ecco qua. Perfetto. Vai a prendere un po' di piselli, poi ci incontriamo stasera. Prepariamo la campagna marketing. Ciao. Devo andare un attimo a casa di Alex perché devo chiarire sta questione di Gorda. Non è che può andare avanti all'infinito. Cioè, ci sta la fiamma una volta. Ci sta la fiamma due volte. Cosa sta succedendo lì? Dai, fammi rientrare, Anna, per favore, fammi entrare. Cosa? Dai, c'è un problema. Sì, Anna sì, mi ha cacciato via. Stavo facendo il babysitter, no? Stavo facendo vedere le foto degli uccelli. No! Aspetta, che non vuole che le faccio vedere, ma sono bellissimi. Ma di che colore sono? Boh, gialli, neri, rossi. Bianchi. Ancora qui sei! Fuori! Per favore! Aia, scusami. Sei un vergognoso, però credo che Anna abbia frainteso, forse, capito? Forse, ma gli piacevano pure! Ok, adesso sto fraintendendo io, quindi no, smettilo o ti sparo in testa. Quelli volanti, dai, quelli volanti, quelli che sono qui in giro. Prima c'erano, adesso non ci sono più. Allora, ascoltami bene, prima di tutto devi pulire la strada, perché lì hai fatto un disastro con quelle gabbiette e le telecamere. Adesso pulisco. Direi, io devo andare a parlare con Alex perché ha fatto cose porche e devo sentire. Cosa ha fatto di porco? Ha baciato Gorda, più porco di così ma è difficile. Vabbè, io vado a pulire, non voglio sapere niente. Un salutone, cioè... hai letto le tue copie delle storie del quartiere, boys? Certo che le ho lette le copie, mamma mia, ce l'ho qui. Ti è piaciuto? Sei contento? Mamma mia, mi è piaciuto talmente tanto che l'ho letto 5 volte. Mamma mia, l'ho fatto leggere anche a tua figlia e mi è piaciuto tantissimo. Oh, sono contento, sono contento. Unica, guarda. Sono contento. Ti ringrazio, allora, smantella sto schifo. Arrivo tra poco. Adesso, dopo. Mamma mia, tocca pure suonare a casa di questo qua, ma dimmi te se io devo suonare a casa delle persone. Cioè, queste le ho costruite io, dovrei poter entrare ovunque. Permesso? Permesso, salve. Cos'è questo? Un pandoro? Che... No, è una scatola. Una scatola? Sei sicuro? Aspetta. E mi ha detto Gorda. Gorda mi ha detto, tieni d'occhio la scatola, Alex. Così ha fatto. Così uguale, ma... Sì, sì. Posso... Puoi fare un passo indietro, perché... Sì, sì, non ti preoccupare. Aspetta, Devo tenerla d'occhio, però. Toc, toc, toc. Alex, che cos'era? Questo qui ho bussato per capire se dentro c'era qualcosa. Questo non è una scatola, è un uovo. È una scatola? No, è un uovo. Cos'è un uovo? È un uovo, nel senso, siediti, perché sono certe notizie, è importante darle da seduto. Prego, prego. Io lo so perché è successo anche a me, cioè, quando tu ami una donna, ok? E poi decidi di fare un bambino, praticamente arriva un uccello e fa un uovo e lo dà alla donna o all'uomo, insomma, dipende. E praticamente tu che cosa fai poi? Quando lo schiudi, perché lo covi, esce un bambino. E quindi là dentro c'è un bambino? C'è tuo figlio lì dentro. Oh no. No, come o no, scusa. Ma Gorda se n'è andata. E non ritorna più? No, mi ha detto tieni d'occhio questo, io devo fare un viaggetto, tornerò presto. Adesso non torna, io lo so. Ma questo è il tuo, Cioè, hai... Ma senti, posso... Vieni un attimo, perché ci sono certe cose che vanno discusse lontano dai bambini. Sì, magari le sente. Vieni. Mettiti qua dietro l'angolo, nel garage. Senti un po', ma tu con Gorda cosa... Cioè, cosa hai combinato? In che senso cosa ho combinato? In che senso? Nel senso, hai approfondito la conoscenza? Ho approfondito leggermente la conoscenza. C'era un po' di feelings, capisci cosa intendo? Quindi hai praticamente bagnato il biscotto nel latte? No! Se si può dire... Non hai bagnato... No! Allora è strano che sia... Che l'ho sia... portato a bere un tè e basta! Portato a bere un tè e basta. Ma nel tè hai pucciato il biscotto! No! Niente biscotti nel tè.
Sei sicuro? Non è che non è mio quel bambino. Sembra azzurro. Cioè bisogna vedere poi come viene. Ma dobbiamo somigliante come somigliante. Viene, esatto. Ma guarda che secondo me può essere. Ma scusa, una domanda per te. Conoscendo un po' la tua passione per il vinello, ecco, già in pizzeria ho visto che te ne sei scolato un paio di bottiglie. Ma ci sta, dai. Un paio di bottiglie qua, un paio di bottiglie là. Tu non lo fai? No, vabbè, lo fa chiunque. Però quindi ti sei ubriacato all'appuntamento con Gorda. Un po'. Quindi c'è una parte dell'appuntamento che tu effettivamente non ti ricordi più. Effettivamente, adesso che ci penso, non mi ricordo una parte dell'appuntamento. Oh no. Mi sa che Gorda te l'ha messa in quel posto, No, non hai capito, era in senso figurato. In senso figurato, nel senso, vieni qui. Nel senso che probabilmente ti ha incastrato perché ha pensato che tu fossi ricco. E quindi ha fatto un figlio con te per capito? E mi ha lasciato l'uovo? E ti ha lasciato l'uovo. Era perché è scappata. Che ne so io? Tornerà. Magari tornerà con altri figli, con altre uova. Oh, che no, ne so? Altri figli, no! Senti, sono un padre single adesso. Ti arrangi. Questo qui lo devi covare. Ti spiego come si fa. Mettiti sopra con delicatezza, Siediti sopra. Non saltarci sopra! Pensavo che facesse più calore. No, siediti sopra. È così. Un po' più seduto non ci riesci? No, è meglio di no. Va bene, va bene. Perché hai la schiena fragile tu. Dopo non mi rialzo, esatto. Ascolta, ti verranno delle voglie di cibi particolari. Se hai bisogno di qualcosa chiamami. Devi rimanere così una settimana. Pazzesco, c'ho il telefono. Dammi il tuo contatto. Ma ce l'hai il mio numero. Ci conosciamo da 20 anni. No, queste... perché ho cambiato telefono, sai com'è, no? No, queste sono le dimenticanze delle mamme, delle giovani mamme, normale. Vabbè, se mi fa qualcosa ti chiamo. Certo, quando vuoi, quando però me lo porti, vero? Certo, sei pazzo, non bloccherei mai il tuo contatto. Chico! Eccomi, ho pulito tutto, guarda quanto è limpido. Bravo. Indovina chi ha fatto un figlio? Tu! Non solo io, un'altra persona. Anna, Non solo, un altro figlio diverso. Chi? Piadina! No! Io? No, non credo. Non lo so, allora chi ne so io? Chi altro c'è qui su questa via, proprio lì vicino? Alex, con Gorda. No, aspetta, veramente, mi hai dato veramente qualcosa. C'ha l'uovo, vieni, gli facciamo le foto dalla finestra per prenderlo in giro. Io c'ho già il telefono, Vieni, ce l'ho anche io, gli facciamo un video. Ma mentre com'è l'uovo, che forma ha, scusa? È come lui, è basso, chiatto, è tutto azzurro, vieni. No, dai, ma rompiamolo, dai, poi esce. Allora, scusa. Vieni qui, dalla finestra si vede, mi sa, vieni. Ma lo sta covando? Sì, di brutto, vieni, mettiti qua in acqua così. Vai, non lo vedo però. Da qui si vede, guarda, lo vedi? Oddio, ma lo sta cosando, no, che schifo, lo sta cosando. Ah, che schifo, è proprio brutto. Andiamo via. Foto, me lo mettiamo. Oh, l'ho visto. Oh, no. Scappa. Che fate? Vai a covare l'uovo. Vai a covare l'uovo. Comprami delle tende, voglia di tende. Ho voglia di tende. alle voglie non si comanda comunque. Oh, non comprargliele, quello se le mangia veramente. Comunque, visto l'andazzo delle cose, credo che il prossimo dovresti essere tu ad avere un bambino, Sì, c'è il numero di Natasha, vuole scrivo un attimo. Le scrivo adesso? Cosa vorresti scriverle? Non lo so, io non so cosa riportare. L'hai più risentita dopo la crociera? No! Allora bisogna che la approcci delicatamente. Però sicuramente è qua, però. In che senso? Vabbè, sì, è in città, sicuramente. Tutti quelli della crociera sono sbarcati qui e si sono stabiliti perché questa città è molto ricca e bella. Quindi ci hanno dato la cittadinanza per gratis. Per favore, dimmi qualcosa, una frase di Borchio di quelle. Sì, allora. Zap, sì, così, allora. Fulmine, vai. Potremmo andare sul classico tuo padre è un ladro, ma non penso che funzionerebbe perché è stata magari usata. Veramente, molto. Esatto. Infatti, capito? È meglio di no. Allora le direi così: ma per caso l'universo è nato intorno a te? Papà mia! Perché aspetta, non era finita. Aggiungo dopo, vai. Perché hai la stessa forza di gravità del sole. Ok, perché mi attrai come una stella. Perché mi attrai come una stella. Mamma mia! L'ho voltata di brutto. Questa un emote. No, lasciala così. Ho messo la faccina della luna, quella che sono diventata. Va bene. Mamma mia, ci stava, mamma mia, okay. Che bellissimo. Allora, vai a casa, cercati un vestito, qualcosa di figo. Figo, non è elegante. Non ho cose fighe, però. Ti devo portare al negozio? Sì. Allora, ok, facciamo così. Se lei ti risponde, le dici stasera. Intanto poi pomeriggio andiamo a comprarti i vestiti figli. Vai a fan bagno, ok? Io devo fare una cosa di business. Business, importante business. Quello vero, business. Pisali secchi, discount 50% off. Pisali secchi.
Chi parla? Che sono qui davanti a casa mia. Piselli secchi. Ma ti si sente in tutto il quartiere. C'è gente che sta covando l'uovo qui. Sto facendo business. È disturbi però. Alex, ti disturbi. Oh, la scamazzate. Vedi, rompevi le balle. Scusami, che state facendo di importante? Non fa mai niente. Calmi. Perché stava covando suo figlio e tu l'hai disturbato. Cosa? È un figlio, Alex? Sì, 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 sì. Cioè, con chi? Non sappiamo se... Con Gorda. Vabbè, non è che poteva pretendere meglio, cioè insomma. Hai fatto dei piselli? Sì, guarda qua che coltivazione. Ne ho un po' qui in mano, un po' in braccio, un po' dalle altre parti. Sì, però ma qua è la coltivazione. Scusami, ma non basterà mai questa. Cioè dobbiamo fare un business. Ecco, come dove lo coltivo? Questa è casa mia, non è che c'ho più spazio. Dobbiamo fare un prato, vieni con me. Ci serve un prato? No, al momento no, però possiamo... Cioè, ci sarebbero anche altre strategie per guadagnare soldi. Per esempio? Tipo rubare ai nostri amici, però è una cosa... brutta, forse. È brutta se lo scoprono. Se non lo scoprono, non è più brutta. No, è brutta lo stesso. So io come faremo. Allora, ci serve un punto alto da cui lanciarci, ok? No, io non voglio morire. Non morirai. Ti spiego. Okay. Ti serve un rampino come ce l'ho io. Ok. È un motorized grappling hook. Controlla in casa tua perché secondo me uno ce l'hai. Va bene. Poi ti serve anche una copia delle storie del quartiere. Teoria, okay, dovresti averla. Quella non può mancare. Ok, vai a casa tua, procurati tutto l'indispensabile e ci rivediamo tra un minuto a casa mia. Mi raccomando. Va bene, un minuto, tic tac, tic tac. Puntuale. Questo è un piano geniale, aspetta un po'. Aspetta un po'. Eppa! Movimento sessuale. Wow, ciao. Un uccello sembravi. Sì, mi hai fatto una foto? No, non c'avevo il telefono a portata di mano, però sto aspettando il messaggio qui, Ma cosa stavi facendo nel frattempo? Annaffiavi? Sto annaffiando, i felici per amore annaffiano sempre fiori. I felici per amore, ma sì, che? Io sono felice, no? Okay. Per amore, e quindi annaffio i fiori, perché tutti quelli che sono felici annaffiano i fiori. Per amore. Sì, cioè, tu non l'hai mai visto, tu non hai mai annaffiato fiori? No, cioè mi fanno... quindi non sei felice! No, sono felice, ma i fiori puzzano, non mi piace l'odore dei fiori. No, quando sei felice... ti inebria? Tutto buono, anche questi qui. Provo anch'io? Sì, ma provaci. Questo è gravissimo però, è un chiaro segno, non sei felice. No, è la cassa mia delle pietre mie, oh! Che schifo, porca miseria. No, perché ho annusato. Mi sa che sono allergico io, Infatti, aspetta. Basta, non voglio tirare caccole con la fiolda. Lascia quella così. Mancava un pezzo. Basta, tolgo tutto. Scusa, comunque, che schifo. Vabbè, io devo andare a fare una cosa segreta con il mio amico Piadina, che dovrebbe arrivare a casa mia tra tipo adesso. Lion, pronto? No. Pronto? Lion, mi senti? Cosa vuoi? No, prende. Oh, prende, perfetto. Sì. Mi è venuta la voglia di un panino del McDonald's. Che voglie ti vengono, scusa? Mi vengono tante voglie, però questa è quella più semplice. Quindi accontentami. Va bene, tra ecco poco qua, te lo porto. Ecco qua. Ciao Piedina. Ok, ciao. Ciao Alex. Guarda cosa vorremmo, ok, hai anche le storie? Sì, ho anche le storie. Allora ti faccio vedere quello che facciamo. Con il rampino ci dobbiamo lanciare sopra il cocuzzolo della scuola, ok? Ma sei sicuro sia una buona idea? Sì. Guarda che è pericoloso. No, ok? Così, fai come ho fatto cucuzzolo. Io. Ah, il muro, aiuto. Perfetto. Quasi bene, quasi bene. Ok, arrivo. Ok, vai, ce la fai. Cucuzzolo, bravo. Perfetto, adesso praticamente noi usando le storie del quartiere come deltaplano, che sai che hanno questa funzione segreta, sì, che solo noi sappiamo, dobbiamo superare l'edificio della scuola. Lì c'è un campo molto grande da atletica, possiamo usarlo come campo per coltivare i nostri piselli. Se non dovessi passare, scusa, mi beccano all'interno, se non entro mai più io. Esatto, però puoi farcela, ok? Va bene. Ok, pronto, al mio via, salti dietro di me, sì, e apri il coso. Bravo, così, Bravo. Ci sono, sto volando, okay, sono un uccello. Adesso chiudilo e riaprilo per planare un po'. Chiudi e riapri. Aiuto, non si apre più, sono un uccello. Chiudi e riapri bene. Ecco qua. Ok, ci sei? Aiuto, sì. Scendi. Bravissimo, pensavo tu fossi morto. È stato mistico. Molto bello. Adesso, qui, in questo campo, tu cosa devi fare? Prima di tutto, hai un vestito da giardiniere, almeno un cappello, qualcosa? Sì, aspetta, ecco, me lo sono guardato apposta. Controlla qualcosa. Ecco qua. Perfetto, vai bene come giardiniere. Dirai di essere il giardiniere, facciamo una prova. Va bene. Allora, io sono il direttore, chi è lei? Che io pianta? Sono il contadino, il giardiniere, ho detto, riproviamo, vuoi morire. Allora vuoi essere sparato, ti sparano questi, sono ladri. Riproviamo. Criminali valamitosi. Allora. Chi è lei? Salve, sono il giardiniere. Il giardiniere? Ma il non mi ricordo giardiniere. Di aver assunto un giardiniere. Non si ricorda perché tutte le scuole professioniste hanno un giardiniere, quindi io sono il giardiniere. Ok. Quanto prende di stipendio? $5 all'ora. L'anno.
Ah, l'anno mi sembra giù. Ok, va bene, perché se fossero stati al secondo, allora l'avrei licenziata. Chiaro. Però chiaro, per fortuna sono all'anno, va bene. E che cosa sta piantando qui? La mia specialità sono i piselli secchi, no, guardi. No, 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 devi dire la verità, no. Poi se li vendono loro. Devi dire che sono, stai togliendo le erbacce, ok? Ok. Ok, prova un po'. Sto togliendo le erbacce, vede, questa è un'erbaccia, ora c'è e ora non c'è più. Non rompere i piselli, ecco, che li paghiamo, no, porca miseria, ragione. Devi far finta, tu stai lì, fai così, ti tiri, ti tiri. Oh, sto posto deve rimanere inondato, deve essere inondato di piselli secchi, oh. Tutto, tutto piselli secchi. Questo business sa da fare. Allora, io ti lascio da solo perché sennò siamo più sospetti. Ricordati una cosa. Pensa al marketing, la frase, non scordatela mai. Non, me la sono già scordata, ma ne avremo una migliore. Ti spiego, per la notte, siccome chiaramente andrei a dormire sotto quegli alberi lì, non devi uscire da questo posto per una settimana. Il tempo e di crescita. Non tornerò più a casa. Non tornerai a casa per una settimana. Il tempo di crescita dei piselli, va bene? Va benissimo, va benissimo, rimango qua. Hai una missione, soldato, ricordatelo. Io adesso vado. Arrivederla. Ciao, perché io c'ho da fare, c'ho una figlia da crescere. Sono un giardiniere, sì, un grande giardiniere anche, eh. Meno male che, vedi, è bello avere degli amici però. Perché da solo cosa devo fare? Tutto io? Mettermi lì? Non è possibile. Il panino per pronto, Alex. Pronto, Lion. Che... Ah, ma hai fatto... Io ti ammazzo! Mi hai fatto la cadere! Mi hai fatto... No, pronto, un pisello secco! Mi non hai fatto prende, rompere! Ma vai a cagare!